Il simbolo dell'impero, il simbolo della giustizia, il legame tra Grecia e Roma. Quasi dimenticato in un giardino dei Musei Capitolini a Roma per quasi 90 anni, il leone che azzanna il cavallo torna alla luce e lo fa molto lontano da casa, nella Getty Villa di Los Angeles, dove sarà in mostra fino a febbraio 2013. Ad accompagnarlo è il sindaco della città eterna Gianni Alemanno, in visita ufficiale a Los Angeles. È la prima volta che questa statua esce da Roma dopo 1700 anni. Prima proveniva da qualche area della Magna Grecia e ha fatto questo incredibile percorso. Però la cosa più importante è che è stata riportata al suo splendore originario con questo restauro magnifico, perché prima, dal 1926, era considerata semplicemente una decorazione sopra una fontana, fuori da quello che era il cuore del Campidoglio. Adesso sarà, quando tornerà a Roma, sarà riportata nel centro dei Musei Capitolini. L'occasione è stata propizia anche per la firma di un protocollo di collaborazione tra il Getty Trust e i Musei Capitolini per la conservazione e l'esposizione del patrimonio culturale romano. So today we signed a memorandum of understanding, a letter of agreement, that we commit ourselves to exchange of loans of works of art, to the sharing of exhibitions, to the sharing of expertise of our curators and our conservators, so that we can build on this relationship and have a very sustainable, strong relationship of mutual cooperation. L'Italia ha una grande tradizione e un'esperienza enorme nel restauro, ma in questo museo sono state sviluppate delle capacità di applicazione delle tecnologie alla conservazione che sono all'avanguardia nel mondo e quindi vorremmo stabilire dei progetti di collaborazione su questo ambito. Una grande serata italiana alla Getty Villa che secondo il console Giuseppe Perrone può portare a una grande collaborazione tra Roma e Los Angeles. L'accordo firmato oggi, che è uno che fa seguito ad altri accordi che il Getty ha firmato con il governo italiano, con altre istituzioni italiane, persegue proprio questo scopo, cioè quello di rafforzare gli scambi, di fare in modo che il Getty, che è proprio della cultura romana, della cultura italiana, ha una ragione d'essere, che presenti sempre di più al proprio pubblico, che è un pubblico di grande livello, un pubblico eccezionale, molto assetato di cultura italiana, che questo pubblico appunto abbia la possibilità di goderne di questa grande espressione di questo grande popolo qua dell'Italia.